Cari amici che ci seguite attraverso la tenda TV, in questo momento di ascolto della parola di Dio sulle orme del Maestro, buona giornata. Ancora una volta siamo invitati a chiedere il dono dello Spirito Santo, perché Egli ci offra l'intelligenza per ascoltare, custodire ed entrare nella parola che la liturgia di oggi ci propone. Invochiamo il dono dello Spirito, pertanto, attraverso le parole di Silvano Dellatos, con questa preghiera che si intitola Venga il tuo Spirito. L'anima mia ha sete del Dio vivente, e con desiderio io lo cerco, e a nient'altro è capace di pensare l'anima mia. L'anima mia ha sete del Dio vivente, e il mio spirito si slancia verso di Lui, Padre celeste e amoroso. Il Signore per mezzo dello Spirito ci ha adottati come figli. Dolce è per il cuore il Signore, egli è la gioia, la felicità e la nostra incrollabile speranza. Rallegra, Signore, con la venuta dello Spirito Santo ogni anima afflitta. Fa, Signore, che tutti gli uomini che ti pregano conoscano il tuo Spirito. Uomini tutti, umiliamoci per amore del Signore e del Regno dei Cieli. Umiliamoci. E il Signore ci farà conoscere la potenza della preghiera di Gesù. Umiliamoci, e lo stesso Spirito Santo, Spirito di Dio, istruirà la nostra anima. Ascoltiamo ora quanto la parola di Dio oggi ci offre. Siamo nel mercoledì della seconda settimana di Quaresima. Ascoltiamo il brano tratto dal Vangelo di Matteo, capitolo 20, versetti 17-28. In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: Che cosa vuoi? Gli rispose: Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: Lo possiamo. Ed egli disse loro: Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Questo brano di Vangelo ci presenta Gesù in pellegrinaggio verso Gerusalemme. Gesù che compie la salita verso la città santa, e che è ben consapevole dell'esito del suo cammino umano, e per la terza volta predice ai discepoli la sua passione. Lo fa nel modo più esplicito e sconcertante per la mentalità dei contemporanei. Non solo identifica se stesso nel Figlio dell'uomo, quella figura celeste e gloriosa, attesa per instaurare il regno di Dio alla fine dei tempi, ma con audacia e con autorità. E fonde questo personaggio con un'altra figura biblica di segno apparentemente opposto, e cioè quella del servo sofferente, del servo di Dio che dovrà molto soffrire. I discepoli sono impreparati a comprendere, non sanno capire. Preferiscono coltivare per il Maestro e per sé
delle prospettive di successo e delle prospettive di potere. Ad essi Gesù spiega ancora il senso della propria missione e della loro sequela. Egli è venuto a bere il calice. Termine, parola che nel linguaggio profetico indica la punizione divina riservata ai peccatori, la prova finale. Chi desidera i posti più importanti nel regno deve, come lui, essere pronto a espiare il peccato del mondo. Questo è anche l'unico privilegio che egli può concedere. Non gli spetta invece stabilire chi debba sedersi alla sua destra o alla sua sinistra, ma stabilire semplicemente che coloro che vogliono seguirlo con lui dovranno bere il calice della passione, soffrire come lui, servire sul suo esempio. Egli è il figlio di Dio e tuttavia non è venuto per dominare, ma per servire come il servo di Yahweh, offrendo la vita in riscatto perché tutti gli uomini, schiavi del peccato e assoggettati alla morte, possano essere liberati. Allora da questa parola ascoltata emergono due opposte mentalità, che scontrandosi suscitano per ciascuno di noi, per tutti, una domanda fondamentale. Quale senso ha la vita? Per che cosa vale la pena vivere? E in quest'ottica, in base a queste parole di Vangelo che abbiamo ascoltate, come metterci in gioco? Il mondo ovviamente ci suggerisce una prima strada, semplice. Fatti un nome, cerca di raggiungere il potere, usa le tue capacità per dimostrare chi sei. Ecco la domanda della madre dei due discepoli. Fa che i miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, siano uomini di potere con te nel tuo regno. Al contrario, il profeta, l'uomo di Dio e Gesù, il figlio diletto del Padre, offre una testimonianza diversa, una testimonianza di esistenza spesa nel servizio per amore. E questo servizio raggiunge la sua pienezza quando diventa offerta totale della propria vita. L'altro diviene più importante di noi stessi, ha addirittura il primato. Alla radice è richiesto dunque un atteggiamento di umiltà, virtù che rende vero ogni gesto di amore e lo libera dalla possibilità di equivoci, dalla ricerca di un secondo fine. E questa è la via intrapresa dal profeta, è la via intrapresa da Gesù. Tuttavia solo percorrendola, egli ha imparato a conoscere che cosa essa realmente significhi. Di qui il suo sofferto grido a Dio: perché dopo aver fatto tanto bene ricevo in cambio del male? La tentazione della sfiducia afferra l'intimo del cuore. Soltanto Gesù può dare la forza di compiere il bene in maniera incondizionata. Il Figlio dell'uomo sarà consegnato perché sia crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Il bene non va mai perduto, ma darà frutto a suo tempo, un tempo che è vita eterna, che è gioia senza fine per tutti. Allora davanti a questo brano di Vangelo, davanti a questo mettere a nudo le tentazioni di potere che a volte si annidiano anche all'interno del nostro cuore, davanti alla tentazione di seguire il Signore, laddove però solamente ci fa comodo, o meglio più ci fa comodo, sentiamo sgorgare una preghiera che mi piace pensare come preghiera di ringraziamento. Vorrei dire grazie, Signore Gesù, per la dolce fermezza con cui ci conduci per mano sulla via della croce. Grazie per la paziente benevolenza nel dirci e ridirci che la vera regalità si attua nel servire donando la vita per amici e nemici. Grazie, Signore Gesù. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Ti sei lasciato sfigurare per noi fino a non avere più né apparenza né bellezza che attirasse i nostri sguardi ingrati. Grazie, Signore Gesù, per la mite fortezza del tuo silenzio.
quando noi tutti abbiamo provocato la tua condanna a morte con le nostre indifferenze, ribellioni, con i nostri peccati. Grazie per il perdono magnanimo fiorito proprio sul legno del tuo atroce supplizio. Grazie, Signore Gesù, perché sempre rimani tra noi con il tuo sangue prezioso. Grazie allora, Signore, per donarci questa parola in questo tempo di Quaresima, che è tempo di conversione, che è tempo in cui ritornare a te con tutta la nostra vita, che è tempo in cui interrogarci, convertirci, per giungere pienamente rinnovati alla festa di Pasqua. Signore, fa che la parola che abbiamo ascoltata, fa che questo brano di Vangelo possa essere fermento per la nostra vita e possa aiutarci a rinnovare la nostra fede in te. Lo chiediamo davvero a te che sei il Figlio unigenito del Padre e che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Signore, la tua benedizione accompagni questa nostra giornata. La tua parola guidi i nostri passi e possa diventare concretezza del nostro cammino. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti voi.